Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale, sono Pietro VRN. Oggi torno nuovamente su SnowRunner nella regione del Don ad occuparmi della missione Il Ponte Distrutto. Devo in pratica ricostruire il ponte in legno che si trova nella mappa della riserva naturale di Antonoschi e che adesso vi vado a mostrare. Per questa ricostruzione, diciamo, occorreranno quattro assi di legno che andrò a caricare alla zona di scarico e tocca consegnare due unità di tronchi lunghi. Per questa missione, ragazzi, mi sono organizzato con un Taiga 6436 che metto subito in movimento con relativo rimorchio per il trasporto appunto di tronchi lunghi e un International Paystar con relativo cassone da 4 slot. Mi metto subito in marcia con questo taiga alla volta della zona di disboscamento dove andrò a caricare i primi tronchi lunghi. Serviranno ragazzi due consegne. Ragazzi, per la consegna dei tronchi lunghi di solito mi occupo di montare un altro tipo di aggancio. Praticamente il classico carrellino che si aggancia ad un altro a formare, diciamo, un caricatronchi vecchia maniera. Questa volta invece ho deciso di provare questo rimorchio e vedere un po' come si comporta alla prova dei fatti. Quindi, ripeto, ragazzi, voglio provare in questa missione anche questo rimorchio trasporta tronchi lunghi e vedere un po' e valutare, diciamo, se vale la pena utilizzarlo oppure utilizzare il metodo che ho sempre utilizzato durante la mia carriera, il metodo classico, diciamo, che ho sempre utilizzato nella mia carriera su SnowRunner. E allora spostiamoci, al solito ci si blocca per soprattutto per questi micidiali tronchi sepolti soprattutto in queste zone paludose, però con un po' di attenzione si superano. Ragazzi, ho tralasciato questa missione un po' a lungo, avevo voglia però di portarla a termine. Un po' per completare anche il quadro dei vari ripristini che ho finora eseguito su questa mappa, anche se c'è da fare anche
qualcos'altro di importante oltre a questo recupero. Allora, qui ci stiamo impantanando, conviene chiaramente uscire, vediamo un po', ecco, sono proprio questi tronchi, quindi conviene prendere un po' di roccia per scavalcare il problema ed uscirsene. E allora pigliamo di qua. Ok, forza, bello, perfetto. Ogni tanto anche il verticello aiuta. Dunque, direi che siamo a buon punto, perché devo solo salire per quella salita e mi ritroverò a pochi passi dalla zona in cui andrò a caricare la prima unità di tronchi lunghi. Ok, siamo in prossimità del trigger, a questo punto devo un po' capire se mi conviene passare da qui, ma perché poi devo fare inversione, ragazzi, devo tornare indietro in pratica. E quindi mi conviene passare di qua. Ok, piano, bello. Va bene, ok, ci siamo. E allora, siamo nell'area di disboscamento, cominciamo a caricare le prime unità di tronchi lunghi. Allora, gestione carico, tronchi lunghi, carica, via, perfetto. E allora vediamo un po' come possiamo muoverci, ragazzi. Dobbiamo raggiungere in pratica il uno dei due trigger del ponte distrutto. Chiaramente, trovandomi qui, mi conviene chiaramente tornare indietro scendendo da questa stradina, riaffrontando nuovamente la palude. E raggiungere poi il ponte distrutto, via. Attenzione. Cioè, è incredibile, ragazzi. Ma mi devo chiaramente stringere un pelino per a sinistra per evitare questo tronco. Via. E allora, piano, ok, forza, bello,
Ok. Occhio qui alla pendenza, ma a questo punto passiamo da questa strettoia, ovviamente ci siamo già passati poco fa, quindi non rappresenta un problema. Ok. Questo punto giù. Piano bello. Facciamo una cosa, ragazzi. Bisogna di luce, luminosità. Sono tante insidie in questo percorso, ragazzi. Vediamo un po'. Piano. Ok. Eh sì, vediamo di qua. Ok, ragazzi, per questa missione sono rimasto un po' dubbioso fino all'ultimo se utilizzare il taiga per il trasporto di tronchi lunghi. Alla fine ho valutato i pro e i contro, soprattutto in questa mappa in cui la potenza è relativa, conta comunque portarsi dietro anche un mezzo che comunque abbia una buona sterzata, sia sgusciante. Insomma, io valuto anche questi piccoli particolari nelle mie missioni qui su SnowRunner. E allora, da quella parte. Facciamo attenzione qui. Piano. Forza bello. Ok. Va bene, forza bello, sì, piano, ok. Andiamo indietro, piano piano col carico. Cosa blocca? Ah, questo tronco. E allora un po' in linea indietro. No. Ok. Ormai, ragazzi. L'unica cosa che mi consente, ripeto, di liberarmi da alcuni problemi è semplicemente tornare indietro, un pelino indietro, spostarsi dal
magari da quel tronco che crea qualche problema e la situazione si risolve. Torno ragazzi quindi su SnowRunner dopo qualche episodio in cui mi sono dedicato ad altre tipologie di simulazione e torno quindi a queste simulazioni, a questa simulazione off-road in cui conta munirsi di infinita pazienza, ecco. Piano, bello piano. Carico ondeggia, ma se rallento e mi fermo è peggio, quindi meglio proseguire, ragazzi, e fare in modo che il rimorchio si raddrizzi, ecco. In ogni caso, devo dire che il trasporto è piuttosto stabile, per cui sì, allora chiaramente questa volta prendiamo di qua. Vedo già i vari trigger, i vari simboli del trigger del ponte distrutto che oggi finalmente proverò a ricostruire. Serve ovviamente fare qualche viaggio. Allora, innanzitutto qui scarichiamo i tronchi lunghi, ragazzi, quindi uno, perfetto, va bene. A questo punto devo tornare indietro e allora facciamo retro così vediamo un po' come possiamo spostarci con questo rimorchio. Va bene. Ragazzi, a quanto pare il trigger, non so se è attivo anche il trigger dalla parte opposta. Io per sicurezza andrò a scaricare solamente in questo. Anche se sulla mappa chiaramente ne vedo due, però devo capire se il trigger di scarico è solamente quello dove sono andato adesso, oppure ce n'è un altro anche dalla parte opposta. Da valutare, ragazzi. Questo in ottica anche di consegna degli assi di legno. E allora passiamo di qua. Questo lo abbattiamo pure, non ha importanza.
Occhio. Percorso questo anche un po' fastidioso perché non tanto per il dover tornare nuovamente indietro e ripassare di qua, ma per il rischio concreto di ribaltarsi per l'eccessiva pendenza in alcuni tratti. La palude non è un grosso problema, ormai la conosco bene. E allora passiamo di qua, accendiamo anche le luci, che se non fanno molta luminosità. Ma non ha importanza, poi metterò nuovamente la fase diurna quando andrò a caricare nuovamente un'altra unità di tronchi lunghi. Piano. Ok. Piano, bello, ok, siamo di qua, no, vabbè, sì, va bene, ok, piano piano. Aia. Non ci voleva proprio sul serbatoio, ma vabbè. In fondo questo Taiga è abbastanza ben fornito, abbiamo ancora 400 litri, più che sufficienti per fare la seconda consegna. Anche se dovessi superare abbondantemente il consumo di carburante. E allora andiamo di qua. Niente. C'è sempre qualcosa che ti blocca. Ecco, adesso sì. Ok, via. Va bene. Forza, bello. E allora facciamo una cosa, ragazzi. Canoniche ore 13, gestione carico, tronchi lunghi, via. Ok, questa volta non c'è nemmeno bisogno di rimettere il percorso nella minimappa, devo semplicemente fare un copia e incolla del percorso precedente.
me l'è ridotta qui. Ecco, questa volta conscio, diciamo, della prima consegna, ci passo decisamente al lato, quindi evito proprio questo tronco che mi ha fatto penare all'inizio. Va bene. Ok, togliamola. Ragazzi, ci passo proprio a pelo ogni volta in questa strettoia rocciosa, diciamo. E allora, passiamo di qua. Occhio. Va bene, via. No, no, no. No, sulla roccia però. Ecco. Volevo evitare il tronco e non mi sono accorto però. Altrimenti avrei avuto dei problemi con il rimorchio. Ok, ho fatto prudentemente retromarcia. Forza, bello. Ok. Piano, ok. Chiaramente, ragazzi, mi agevolo anche con le impronte dei pneumatici lasciati nel percorso fatto all'andata, quindi. E anche nella prima consegna, in ogni caso, per giungere a quel ponte, questa è l'unica strada. Che mi sento e mi suggerisco di fare e che vi consiglio. Ok. Qui evitiamo chiaramente questi tronchi messi proprio chirurgicamente piano. Vediamo un po', muoviamoci, raddrizziamoci, perfetto.
Ok, punto critico. Va bene. È andato anche questo. Occhio. Forza, bello. Piano. Vai. Attenzione, ho rischiato tantissimo, ragazzi. Per fortuna non si è inclinato ulteriormente, altrimenti sarebbe stato un problema. Ok, tutto a destra adesso. Questa ulteriore consegna di tronchi lunghi va a completare, ragazzi, la prima fase di questa missione. Per completare la ricostruzione di questo ponte serviranno adesso 4 assi di legno da recuperare nella zona di scarico, nella segheria per intenderci. A questo punto io direi di mettermi più o meno qui. Ok, gestione carico, consegniamo, perfetto. A questo punto la prima fase è andata. E vabbè, il camion può rimanere qui. Spegniamo chiaramente il motore e a questo punto prendiamo possesso dell'International Paystar, che si trova ad attendere poco lontano dal passaggio mappa. Accendiamo il motore e andiamo a recuperare queste 4 unità di assi di legno. Ragazzi, faccio una premessa. So benissimo che gli assi di legno vanno chiaramente fabbricati. Mi sono però accorto nel corso dell'ultima consegna di tronchi medi ed è l'ultimo ponte che ho ricostruito, che il gioco tiene in deposito una certa quantità di assi di legno. Questo mi ha fatto riflettere un po' sul discorso della consegna dei tronchi medi. Mi spiego meglio. Probabilmente la consegna di tronchi medi per ricostruire, cioè per convertirli in assi di legno, probabilmente nel corso dell'ultimo aggiornamento è un pelino cambiata, nel senso che se prima dovevamo consegnare una unità di tronchi medi per avere altrettante assi di legno, a questo punto mi viene da pensare che abbiano in qualche modo fatto in modo che una doppia consegna di tronchi medi sviluppi un quantitativo leggermente superiore in concreto di assi di legno che possono essere fabbricati all'interno di quella zona di carico.
Ecco perché quando ho fatto l'ultima consegna, almeno di assi di legno, mi sono accorto che, rivedendo il video, che c'erano alcune assi in deposito, pronte per essere utilizzate, frutto, chiaramente di tutte le consegne che avevo già fatto in precedenza. Per cui oggi andrò ad esaurire, diciamo, tutte le assi che ho in deposito, e sono proprio quattro assi di legno che ho in deposito, per cui non avrò, fra virgolette, l'incombenza e la necessità di andarle a fabbricare, ecco. Insomma, ragazzi, morale della storia, mi sono evitato, ragazzi, una doppia consegna di 2 unità di tronchi medi, almeno questi. In ogni caso, ragazzi, se dovesse nuovamente capitare una missione in cui dovrò fare uso di assi di legno, devo chiaramente occuparmi della solita consegna di tronchi, ovviamente. Per cui, cosa dire? Oggi approfitto, tra virgolette, di avere in deposito, racimolato dopo tutte quelle consegne di tronchi medi, un buon quantitativo di assi di legno sufficienti per completare la missione. Poi andrò nuovamente a fare altre consegne per rifornire, tra virgolette, il deposito della segheria. E allora, finalmente siamo al deposito, vediamo un po'.
come potete vedere carico rimasto 4 unità e le vado chiaramente a sfruttare tutte. A questo punto ragazzi non c'è più nulla nel deposito, quindi quando dovrò tra virgolette occuparmi nuovamente di una nuova missione che magari lo richiederà, ora non so se ce ne saranno altre, ma presumo che qualcosa ci sarà ancora da fare, che sia un incarico o una missione principale, questo non ricordo bene, devo controllare bene. In ogni caso mi devo ricordare che in deposito non c'è più nulla e quindi devo nuovamente rifornire questa zona di scarico, questa segheria. Si torna indietro ragazzi, devo completare finalmente questa missione, devo consegnare queste 4 unità di assi di legno e portarle per ricostruire questo ponte che doveva essere probabilmente costruito già da tempo, però mi sono occupato di fare altro, passando sempre al lato di questo ponte. Questa volta invece finalmente recupererò questa arteria fondamentale e prossimamente toccherà invece occuparsi probabilmente di ferrovie, chi lo sa, perché ci sono altre strutture che ancora devo ripristinare in queste due mappe del qui nella regione del Don. E allora passiamo di qua. E allora devo capire bene, sì, penso che posso consegnare anche in questo trigger. Sì, quindi potevo consegnare in tutte e due, perfetto. Buona a sapersi. Vediamo un po', gestione carico, perfetto. Consegniamo qui ragazzi, gestione carico, quindi assi di legno, 1, 2, 3, 4. Finalmente l'animazione e il ponte in legno, questo passaggio, diciamo, è stato completato. Io prendo chiaramente il dovuto, spengo il motore ragazzi e faccio i saluti. Ragazzi, spero che anche questo episodio qui su SnowRunner nella regione del Don vi sia piaciuto. Mi invito sempre a lasciare un bel pollicione in su, iscrivervi al canale e lasciare pure un bel commento che fa sempre piacere. Noi ci ascoltiamo la prossima volta e da parte mia ciao ciao ciao.